Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetica di Nai con questo ottavo appuntamento di Alan Wake. Dopo aver essere fuggiti nel bosco, dobbiamo raggiungere la stazione radio. Riprendiamo esattamente dal punto dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. No, ti prego! Mettici il forcone! Mettici il forcone! Aiuto! Aiuto! Mortacci tua! Sono cagato addosso. Houston? No, dai, cazzo, dammi un... Cazzo! Dai, cazzo, corri! Porca puttana! Speravo May potesse darmi l'auto per andare alla miniera. Cazzo. Cioè, restare senza munizioni e sto posto di merda qui, con sto coglione qui mezzo asmatico. Parla con Batman. Salve. Beh, grazie mille per la tua compassionevole opinione, donna. Ma che bella sorpresa! È appena arrivato il famoso scrittore Alan Wake. Vediamo di strappargli un'intervista. Venga, signor Wake. Ah, sono lieto che abbia trovato il tempo di farlo, signor Wake. Non hai via di scampo, ben bravo! Sta lontano da me! Non toccarlo! Ehi, 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 cerchiamo di calmarci. Metterci la pistola, siamo tutti amici, giusto? Ora si calmi, Nightingale, è nostro! Oh, ma qua sono tutti pazzi! Cosa diavolo le prende? C'è un civile là dentro! Ma che cazzo è? Sono impazziti qua, oh! Oh, merda santa! Sì, ma che cazzo! Raggiungi il deposito dei treni. Sì, no, ma porca vacca, ma no. È ridicolo da quante scogliere fossi caduto. Ecco cosa accade a intitolare un libro The Sudden Stop. Ecco. Forse era un bene che non avessi detto a Maine dove fossi diretto. Dovevo seminare i poliziotti e trovare la miniera da solo. Sì. Con questo super mega. Come cazzo. Come cazzo scappo dai poliziotti. Porca troia, non c'è neanche un coso. Thank you.
Cioè, buongiorno. Dove sei? Me ne vado. Me ne vado. Ecco, appena sprecato la mia. Apparentemente non c'era alcun motivo per cui le luci della compagnia elettrica fossero lì. Sembravano messe apposta perché potessi usarle. Oh cazzo! Boom! Simpaticci. Accenditi che è meglio, va. Qui? Cosa c'è? Oh, che bello, un faretto. Posso accenderlo? Cazzo, sta pila di merda che non fa effetto. Ma ti muovi, cazzo di un asmatico. Ma cazzo, corri! Madonna. Cioè, è bello che non me lo ricordavo che fosse così deficiente. Stupido asmatico del cazzo. Quando non ci sono i nemici corre. Ma ti spacco la faccia. Alice, Alice! Sono qui. Mi sento così sola qui. Sta andando tutto a monte. Occorre fare attenzione e collaborare. La linea era molto disturbata, ma non era l'unica cosa strana della telefonata. Aveva una voce insolita, ma almeno mi aveva chiamato. Sì, sì. Tu vedi di correre anche quando ci sono i nemici, brutto idiota. C'era un ponte ferroviario e una sorta di magazzino sulla riva opposta. Speravo di trovare un'auto una volta arrivato. Ahi. Per forza. Che cerchi un'auto. A piedi. Fai un metro e poi sembri un vecchio di 99 anni. E ti compro il girello con il coso per l'ossigeno fra un po'. Sì. L'oscurità che mi perseguitava si faceva sempre più intensa e stava fagocitando ogni cosa. Ascolta. Ma che cazzo? Ma dove sono andato a finire? Ma che cazzo stai facendo? Allora? Cioè, non ci sto capendo più una minchia. Ma va bene.
Forse dovrei evitarle ogni tanto, le cose che mi vengono addosso. Stephen King fu una mia grande fonte di ispirazione. Pensavo a tutti gli oggetti inanimati che prendevano vita nei suoi libri. In una buona storia dell'orrore. Torcia professionale. Il protagonista. Sta lì il divertimento. Ma questo non era affatto divertente. L'oscurità poteva prendere tutto e si avvicinava. Sì. E visto che tu sei un asmatico del cavolo, che fai 2 metri e poi stai crepando. Trova un veicolo. Sì, certo. Trova un veicolo. Oh vacca, non si è aperto il cancello. Vai cazzo. Credo, li sto evitando. Oh, non ci posso credere. Ne ho evitati un po'. Li ho evitati, vero? Che vita fa? Tacci tua. Ma che cazzo, sceriffo? No, 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 no. Ascolta, non è come credi. Non è come credi. Oh guarda, una televisione. Munizioni, munizioni, munizioni. Pila. Vediamo che danno in TV. Diamo per scontati gli eventi della nostra vita, non sapendo che sono solo una sottile vernice di disparate illusioni sopra un vasto cosmo di follia e d'orrore. Certo. Spesso le stelle hanno ragione. Che bella musichetta. L'episodio di stasera. Riunione di famiglia. L'inchiesta del giornalista Alvin Derler sugli usi locali della comunità insulare. Un'altra pagina del mio manoscritto. Oh guarda. No, qua non mi piace, porca troia, non mi piace per niente. No, ascoltatemi. No. Vai Mona. Non è possibile che ci sono anche i rapaci qua. Che palle, Cristo. Allora? Fammi perdere tempo. Tempo. Non abbiamo di tempo. Senti, senti.
Amico? Amico? Stai guidando quel coso come un pazzo! Puoi far male a qualcuno, sai? Ma è aperto. Perché sto ancora qui a farmi uccidere? Corri! Cazzo! Se ti fai catare t'ammazzo, guarda. Bella mossa. Posso prendere quest'auto? Sì. Ottimo. Cavolo, cavolo, cavolo. Non ero mai stato così felice di vedere l'alba. Avevo un paio d'ore per raggiungere la miniera. Ah, perfetto. La miniera non era lontana. Molto bene. Vai alla miniera di carbone. Punto di controllo raggiunto. Perfetto, perfetto, perfetto. Si afferra ogni ramo. Ok, sì, è un po' cortino questo gameplay, ma io direi di fermarlo qua, visto che siamo già arrivati, diciamo, a un punto di controllo ben messo. Quindi niente, vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti da Genetic DNA.